quest'anno, dopo 46 stagioni, siamo oramai una realtà consolidata in Abruzzo. Abbiamo tante aziende, sono 160 aziende che rappresentano in questo momento la floricoltura, il tempo libero o tutto ciò che può fare il verde. Quindi vi aspettiamo tutti qui alla Mostra del Fiore, al Porto Turistico. Dopo l'unione tra Soflora ed Arfa, tra i due eventi Mostra del Fiore e Flor Viva, ora a distanza di diversi anni, di 12-13 anni se non erro, possiamo dire che insomma ha portato grandissimi successi, grazie anche alla Camera di Commercio, ha dato tanto, anche oggi siamo tornati ai ritmi di 2-3 anni fa, quindi abbiamo raggiunto oltre 150 espositori con aziende da tutta Italia e diverse aziende anche dall'Europa. Perché l'orchidea si chiama orchidea? Che domanda! Oh, che domanda difficile! Nel linguaggio dei fiori cos'è l'orchidea? Beh, allora, in realtà l'orchidea è un simbolo di fertilità. Succulente, mi può suggerire qualche ricetta per cucinarle? E ci sono queste. Succulente è una cosa generica che molto spesso viene utilizzato questo termine per parlare esclusivamente delle piante senza spine, però le piante grasse sono tutte succulente, sia quelle con le spine sia quelle senza spine. La caratteristica di queste piante è proprio la succulenza, cioè la capacità di immagazzinare l'acqua e quindi di poter vivere in ambienti dove l'acqua scarseggia, cosa che avverrà purtroppo nel tempo, forse anche da noi. Da quest'anno a Pescara, piccolo e bello. Sì, sì, effettivamente. Lei realizza bonsai? Sì, sì, sono una trentina di anni che che cura queste piante. È più importante la tecnica o la pazienza? La pazienza. Presidente, ha già provveduto ai fiori per sua moglie? Lo provvedo troppo poco, se ne meriterebbe di più. Qual è il fiore preferito? Vediamo se lo sa. Di mia moglie, le rose. Allora provvederà. Quando capita, provvediamo e la facciamo contenta con le rose. Peccato che non è qui, mi sta raggiungendo, ma probabilmente in questi giorni ci torneremo perché ci sono delle piante bellissime e impreziosiranno i nostri giardini. Sono appassionato di mimose, il giallo delle mimose mi appassiona in maniera incredibile e poi la rosa che è il fiore che piace a tutti perché è il fiore dell'amore.